Sono stati due, torniamo a parlare di Regione Puglia, gli argomenti trattati dalla Commissione Bilancio e Programmazione svolta lunedì 7 ottobre. Da una parte il monoblocco dell'ospedale Riuniti di Foggia, dall'altra il CUP regionale. Sul primo argomento è intervenuto il direttore generale del Policlinico citato per riferire dello stato di attuazione per la realizzazione del monoblocco, che il cronoprogramma è stato rispettato, il bando emanato. E si procederà nei prossimi giorni all'aggiudicazione. Sul CUP regionale vi è stata un'audizione molto ampia. La Commissione ha voluto comprendere come questa stia funzionando, ascoltando i responsabili dei CUP e quelli delle liste di attesa di tutte le aziende sanitarie, che hanno evidenziato nei loro interventi che le agende per tutte le prenotazioni sono sempre aperte e con metodi anche diversi si riesce ad avere un periodo lungo di copertura soddisfacente anche in termini di appropriatezza per le prenotazioni sia nella ASL di appartenenza e sia nelle altre della regione.